Buonasera, sono Eleonora Pisperani per le interviste. Questa sera ho la cuoca selvatica. Sto parlando di Eleonora Matarrese, classe 1976, titolare dell'azienda agricola Picnic in Valganna. Sto parlando di un personaggio, è più noto perché è anche televisivo, oltre che essere una chef veramente molto famosa e riconosciuta per il suo talento per le erbe spontanee. Quindi ora cedo la parola a questo mostro sacro che ho avuto il piacere l'onore di conoscere e le dico buonasera, Eleonora. Buonasera Eleonora e buonasera a tutti. Sono contentissima di questa opportunità per cui ti ringrazio. Allora, Eleonora, io come prima domanda partirei col chiederti da dove arriva questa conoscenza per le erbe spontanee, un po' la tua storia personale, se vogliamo. Sì, io ho imparato a riconoscere, abbiamo anche fatto il conto, all'incirca 30 specie, grazie a mia nonna, quando ero proprio piccolina, ma ti parlo di 2 anni e mezzo, 3, qui lei mi portava nei campi e pian pianino mi ha insegnato a riconoscere quelle che sono le piante spontanee e commestibili. Poi mi viene da sorridere perché io dico sempre che le piante, come noi esseri umani, hanno un nome e un cognome, che sono i binomiali. E mia nonna non mi diceva questa è la Margherita, mi diceva questa è la Bellis perennis, per cui ho avuto questa fortuna di imparare da subito i cognomi delle piante. Da lì poi è nata una passione, perché è un mondo che non ti permette di annoiarti e si scoprono cose sempre nuove. Per cui di base questo ho imparato da lei. Poi quando mi sono trasferita in Lombardia tanti anni fa, è cambiato abito. Perché io sono pugliese, quindi sono arrivata in queste lande in cui c'era un ambiente diverso e io ho incominciato a studiare e da lì poi la passione. Io poi ho sempre amato cucinare, in famiglia amiamo tutti cucinare e, come dire, è stato un cammino abbastanza naturale. Incredibile, infatti mi dicevi che prima avevi un ristorante a Monza e adesso invece sei appunto in Valganna, in provincia, correggimi se sbaglio, di Varese, Sì, provincia di Varese. esatto, ed è una villa bellissima fra l'altro, che è anche un bed and breakfast, Sì, dove è tu una dimora copri, storica. infatti come possiamo vedere dietro hai un camino favoloso, e quindi una dimora strepitosa. E appunto dicevamo che tu crei questi menù con tutte queste erbe spontanee, insomma. Sì, in realtà parlare di menù è un po' strano perché cambiano le preparazioni a volte anche ogni settimana. Nel periodo in cui c'è la natura più florida, le specie si, come dire, si susseguono e quindi ciò che accade in cucina cambia. C'è una microstagionalità fortissima. E quindi in anche 7-8 giorni cambia tutto. Poi chiaramente dipende dalle preparazioni, perché molte specie si possono conservare, ci sono le varie modalità di conservazione, diciamo la base e l'essiccazione, che non va fatta mai al di sopra dei 30-33 gradi per non rovinare i principi nutritivi della pianta e per evitare anche che si sviluppino patogeni come le muffe o altre problematiche. Ma ci sono tantissime modalità di conservazione, di cui quella che prediligo è la fermentazione, che è la più antica forma di conservazione da parte dell'uomo, prima per intenderci, che arrivassero l'elettricità, i frigoriferi e gli altri elettrodomestici. E la fermentazione a me piace, oltre che per il sapore che dà alla pianta conservata, alla specie conservata, perché non si tratta a volte di sole piante, ma anche di parti di piante o di altre specie. E la cosa bella è che sviluppa naturalmente i probiotici e i prebiotici che fanno così bene al nostro organismo. Si dice sempre, no, che l'intestino è il secondo cervello, per cui ci aiutano anche a stare bene. Ecco, la cosa che amo di più del mio lavoro probabilmente è proprio questa, è che io non ho avuto tempo a sufficienza nella mia vita per laurearmi in erboristeria, però sono talmente tanto appassionata e soprattutto però della fitoterapia popolare, e quindi vado a recuperare
tutte queste informazioni, e la cosa più bella per me è il fatto che questo cibo a metro zero, ovviamente raccolto nei luoghi idonei, quindi il più possibile incontaminati e con cognizione di causa. Io dico sempre, non bisogna mai esagerare nella raccolta per preservare la specie, e gli habitat, gli ecosistemi e la biodiversità. E quando porti in tavola qualcosa, mangi, quindi sei contento per il gusto, ma allo stesso tempo ti curi. Fantastica, infatti mi dicevi tipo il vino mugo, mi parlavi della portulaca, cioè mi parlavi di, cioè anche di piante edibili che però noi in genere in commercio, nel senso non le troviamo. No, no, non sono in commercio, e per carità nell'ultimo periodo è talmente tanto di moda la fitolimurgia che si cominciano a vedere anche nei supermercati con prezzi tra l'altro pazzeschi, che mi fa sorridere, però va bene. E, però ci sono, per esempio, adesso mi viene in mente, io ho appena pubblicato proprio pochi minuti fa una scheda su una felce commestibile. Le felci sono complicate perché sono difficili da riconoscere e sono anche abbastanza pericolose perché la maggior parte sono tossiche. Ce n'è però una che è assolutamente commestibile, il rizoma però, cioè non... le foglie non sono edibili. E la cosa bella, per dire, c'è tanta gente che, tante persone che hanno problemi di pressione alta, che non possono mangiare la liquirizia, che notoriamente alza la pressione, la liquirizia glicirizza glabra, che è una determinata specie. Questa felce invece, che è il polipodium vulgare, si usa il rizoma e il sapore è più o meno dolce amaro e ricorda molto la liquirizia, tant'è che è chiamata anche felce dolce o liquirizia dolce. E quindi il bello è che ci sono tante possibilità con le erbe spontanee, per cui anche persone che hanno problemi di alimentazione possono veramente aprire il range, aprire il proprio mondo. Un altro esempio che faccio sempre è la piantaggine, in particolare la lanceolata. Ci sono i fiorellini, le infiorescenze, soprattutto prima della fioritura, quando sono verdi e sono ancora chiusi, questi fiorellini sanno di porcino. Magari se uno ha problemi con i funghi, può tranquillamente raccogliere la piantaggine, che è ubiquitaria, non ha associati tossici, per cui è meravigliosa. E tra l'altro è anche la specie vegetale al mondo che contiene più vitamina K. Ma pensate, ah ok, ma perdonami, un altro argomento che a me intriga tantissimo, che mi spiegavi che ogni pianta ha un orario di raccolta, perché il suo eccipiente è al top a un certo orario. Mi dicevi che si chiama fitoalimurgia, giusto? No, allora, la fitoalimurgia è, come dire, chiamiamola scienza, sì. Chiamiamola scienza, è l'attività di riconoscimento e raccolta di specie spontanee esclusivamente commestibili, fito, pianta, alimurgia, il discorso della commestibilità. Ah. Quello di cui tu parlavi è il tempo balsamico, che è una cosa prettamente erboristica, nel senso che è stato proprio studiato, ma questo già dai tempi, non so, il De Garda di Bingen, ma anche prima, i tempi di Dioscoride, di Teofrasto, cioè abbiamo tutta una letteratura storica molto importante, molto considerevole, in cui viene praticamente detto quando è il momento giusto per raccogliere una pianta, e quello è il momento in cui le sue proprietà sono al massimo. Basta pensare, non so, il timo serpillo, che anche quello è ovunque ed è buonissimo, tra l'altro antibiotico, antibatterico, buonissimo, nel senso, io quando ci sono i vialetti pieni di timo serpillo, quando ci cammino sopra scherzando dico sempre pizza, perché ha un sapore, un profumo, un sapore che mi piace moltissimo. Bene, il timo serpillo l'ideale è raccoglierlo intorno alle 10 del mattino, quando si è asciugata la rugiada, perché quello è il momento in cui le foglie sono più fresche, più morbide, e l'olio essenziale è proprio al top, e quindi è il momento in cui, anche se dopo poi lo andremo ad essiccare, si manterrà perfetto, chiaramente sempre con le dovute cautele, diciamo così, cioè 30-33 gradi massimo, insomma essiccato bene, bisogna fare attenzione anche in questo, ecco. Mamma mia, ma perdonami, cioè, vabbè, il timo serpillo, ok, ma per dire altre specie, adesso per esempio, se devi andare per prati, perché un po' questo foraging, giusto, si chiama così questo termine di raccolta di erbe, cioè noi non lo sappiamo, ma nei nostri prati, se tu venissi da noi, per te sarebbe come andare veramente in un grande supermercato.
Sì, questo è il periodo, poi dipende anche dalle zone, perché io vedo, ma banalmente su Facebook, amici in Sicilia che stanno già raccogliendo cose che qui da noi arrivano forse a maggio. Qui si sono appena sciolte le nevi, fino a 2 settimane fa c'erano meno 8 gradi la notte, per cui qui va molto a rilento, cominciano ad Certo. arrivare i primi tarassachi, le prime crepis, quindi le prime radicchielle. Non sono ancora spuntati i germogli di abete, che sono, diciamo, il top della stagione anche per un discorso di, come dire, per aumentare le difese immunitarie, perché notoriamente le conifere, ma in particolar modo il Picea habeas, l'abete rosso e l'abies alba, l'abete bianco, contengono fino a 20 volte più vitamina C degli agrumi, e quindi questo significa che ci possono dare una mano anche a combattere determinate problematiche. Per cui, vabbè, nulla vieta comunque anche in questo periodo di raccogliere gli aghi di abete, di pino. Con il cipresso si deve fare un po' più d'attenzione perché ha degli elementi tossici. Poi comunque tutte le conifere non vanno assunte in gravidanza, durante l'allattamento e da bambini al di sotto dei 6 anni e comunque quando ci sono determinate patologie. Al di là di questo, io poi ripeto, erborista non sono, la mia è solo divulgazione, però è interessante capire, oltre a come raccogliere, per cui un manuale non è il massimo, nel senso che serve comunque una persona che ti accompagni sul campo, ti faccia vedere la specie nel suo habitat, ti faccia capire quale parte della pianta, qual è il momento giusto per raccoglierla, ma la cosa più bella è capire come si trasforma, perché chiaro, la maggior parte delle piante le puoi utilizzare crude nel piatto, banalmente la misticanza, oppure come dicono giù in Puglia, aglio, olio e peperoncino e via, in padella 5 minuti. Però ci sono tantissime altre vie. E forse la mia preferita, oltre alla fermentazione di cui parlavo prima, è rendere polvere. Tutto ciò che io faccio diventare polvere e che poi entra nella crema, nello sciroppo, nel sugo, ovunque, cioè qualunque cosa. E quindi ci sono sapori infiniti, sia con la pianta singola che con i vari mix tra piante. È un gioco. È una Bene. tavolozza. È una tavola, veramente, hai proprio detto giusto, sì, ma infatti, cioè, venire da te probabilmente deve essere un'esperienza, a parte sensoriale di sapore, ma poi mi dicevi anche che, insomma, ti piace anche lavorarle, non dico fare composte, non dico fare sciroppi, però chi viene da te, secondo Esperimento me, continuamente perché no, è bello. quello che dicevo, non ci si annoia mai, non si finisce mai, è proprio bello quello anche. Ed Ma è bello la tua vedere stagione anche preferita, quella che proprio dici il top dove trovano tutte le tue erbette preferite, la reazione. Non ho capito la domanda, perdonami. qual è la tua stagione preferita? No. Contrariamente a ogni aspettativa, perché tutti mi dicono: ma come? Non è la primavera. La primavera è bella, arrivano i germogli, si rinasce a nuova vita, finalmente ci si toglie un po' questo freddo, questa chiusura. Poi quest'anno, mai come quest'anno, veramente, oggi fa un anno di abisso. Quest'anno veramente la primavera è stata tanto desiderata, il calore del sole e tutto quanto. Poi soprattutto qui, questo posto è chiamato la piccola Siberia d'Italia, per ovvie ragioni. Ah, caspita. Sì, abbiamo temperature pazzesche, c'è stata una notte che leggevo, è stata la più fredda degli ultimi 15 anni, abbiamo avuto 11,4 sotto zero. Per cui sì, la primavera sicuramente, però l'autunno è notoriamente anche nel calendario agricolo dei nostri avi, è la stagione del raccolto. Per cui tutte le bacche, i frutti e poi vabbè, io ho una passione per tutto ciò che è ipogeo, che sta sottoterra, quindi i tuberi, i rizomi che si raccolgono dall'inizio, dalla fine dell'autunno fino alla fine dell'inverno. Per cui l'autunno. Ma tra l'altro leggevo anche le cortecce, cioè addirittura tratti cortecce, non l'avevo mai sentita. Assolutamente sì. Guarda, ti racconto un aneddoto, mettiamola così. Hai presente quando, non so, nelle chewing gum, per esempio, oppure anche in determinati prodotti dietetici si legge xilitolo? Sì. E lo xilitolo è praticamente il cambio, l'alburno della betulla, nel senso che cioè, la corteccia è fatta da diversi strati, la maggior parte di questi strati contengono cellulosa, uno di questi non ha meno cellulosa, quasi niente, diciamo, però ha una parte sicuramente glucidica, quindi zuccherina,
e anche a tratti proteica. Quello è lo xilitolo, cioè essiccata e polverizzata quella parte di corteccia. Oppure, tu che prima mi hai chiesto questo periodo dell'anno cosa si fa? Questo periodo dell'anno è quello giusto per prendere la linfa, quindi linfa dalla bulla, ma anche dalle conifere, anche dall'acero. L'acero, noi compriamo lo sciroppo d'acero che viene dal Canada, costa un pozzo di soldi, è difficile, sì, ok, è difficile raccoglierlo, bisogna prestare attenzione perché si rischia di far morire la pianta, ma in realtà tutti gli aceri possono essere, tra virgolette, bucati, e perché è il periodo in cui c'è il disgelo e la linfa incomincia a salire e quindi stai facendo il buco nel punto giusto. Da 60 centimetri a 1,5 metri a seconda della pianta, si può appunto raccogliere la linfa, trattarla opportunamente perché alcune linfe vanno cotte, altre vanno lasciate sedimentare, sicuramente filtrate, e si ottiene veramente un elisir di madre natura. Incredibile. E perdonami, che cosa, quale proprietà l'acero? Cioè, giusto per... L'acero è usato come Sì. dolcificante, per cui di base quello, ma è anche molto Sì, energetico. non energetico. Ok. Energetico. Ma E fra poi il l'altro... sapore recluso tostato è buonissimo, si può utilizzare, non so, per una marinatura, ipotizzo, no? C'è tanta gente che dice, ah, ma il tofu non sa di niente. In realtà poi anche a me piace, lo sanno tutti che io utilizzo le mandorle. Sempre ovunque mi sfottano anche, dicono: ma perché le mandorle? Perché sono una neutra che mi permette di appunto fare il formaggio vegetale di mandorla e marinarlo, potrebbe essere marinato sciroppo d'acero e fatto poi alla griglia, è come se fosse, non so, come un brie che però ha questo retrogusto tostato e il dolcino ci sta, chi piace l'agrodolce poi va a nozze, capito? No, ma tu sei un genio, no, ma come ti vengono Ma no, veramente, io cioè... sono passione, guarda, veramente tante. Poi mi piace inventare. Io se non potessi inventare, veramente mi sentirei inutile. Ecco, mettiamola così. No, Non credo proprio, guarda, no. Tra l'altro, raccontiamo al più... mi diverto, ma a me piace. Allora, quando uno dice il talento viene riconosciuto... Io vorrei raccontare quella cosa straordinaria che mi hai raccontato, che tu hai il ristorante a Monza e vengono da te quelli della redazione di Bompiani senza sapere da chi stavano andando e dopo aver mangiato da te ti hanno chiesto le ricette perché era talmente eccezionale quello che gli hai proposto che è nato poi il Sì, libro. è stato un caso, Ma tu dimmi è stato tu. molto bello. Ma è stato No, bellissimo. precisamente è andata in questo modo, che dopo i due antipasti, quando ho portato il primo, c'è stata una persona che mi ha detto, ah, ma qui c'è un libro. E da lì è nato tutto, insomma. No, ma eccezionale, cioè quando il talento trova la via, secondo Beh, me. ma anche una persona che è capace di guardare oltre, è da tutti. No, infatti. E tieni presente che all'epoca, quando io ho aperto, sì, c'era qualche chef che metteva il banalissimo e strausato, vi prego basta, fiorellino di borragine sul piatto per dire che faceva il piatto. Ma in realtà parlare di fermentazione era quasi pericoloso. Parlare di radice e corteccia aiuto di cosa stiamo parlando. Mi è stato anche detto tu ci vuoi avvelenare, perché chiaramente non era ancora una cosa, come dire, un po' di moda e poi non c'era ancora stato questo recupero a livello socioculturale, perché la cosa bella, che poi in realtà c'è una discrimine, la cosa bella è che adesso tantissima gente si interessa alla fitoallergia, su Facebook ci sono tantissimi gruppi di gente che, ah, ho trovato questo, cos'è? Si mangia tutti. La discrimine è, 2 giorni fa, ennesima notizia, pensava fosse borragine, era mandragora ricoverata e bisogna fare attenzione perché come, la stessa cosa come accade con le medicine, ma con qualunque cosa, ma anche il cibo che mangiamo tutti i giorni, mi dicono che dico sempre le stesse cose, però allora il prezzemolo è un'ombrellifera, una piacea.
nella stessa famiglia della cicuta e di tante altre piante tossiche. Era un abortivo. Se noi mangiassimo prezzemolo tutti i giorni a tutti i pasti, dopo 5 giorni probabilmente avremmo qualche serio problema. Per cui cioè, la giustizia sta nel mezzo, nell'equilibrio. La stessa cosa le solanacee, cioè se uno vede la patata verde non la deve mangiare perché è ricca di solanina, perché è pericolosa. Però, ripeto, questa è alimentazione di specie coltivate e magari se ne sa un po' di più. Stesso approccio però con le esponenziali, quindi c'è tanta gente che magari ha, come dire, esponenziale, quanta gente mi dice, ma io non le so raccogliere. Però io dico sempre, di base almeno 10 già le conoscono tutti, cioè il tarassaco, l'ortica, il pino, facilissimi da riconoscere, la placa, facilissima da riconoscere, l'olina, altro, l'agrifoglio, di cui non si mangiano le bacche, ma le foglie praticamente sono un sostituto del caffè. Ma dai! La camelia, che tra poco fiorisce, la camelia, le foglie fermentate sono un sostituto del tè. Cioè ne abbiamo tantissime... Non farmi quella faccia, sì. Ma sono basita perché le ho tutte nel giardino, quindi... Capito. Poi chiaro, non devono essere trattate, cioè non è che la gente compra la pianta, torna a casa, vai in cucina, perché sicuramente poi quelle dei vivai sono trattate. Certo. Però un terreno... Recentemente sto portando molto avanti il discorso della cosiddetta food forest, cioè il bosco alimentare, perché c'è tanta gente che si affanna, coltiviamo questo, prendiamo quell'altro, guarda, osserva, perché la base è l'osservazione, guarda ciò che c'è sul prato, nel campo, guarda in alto, o meglio, guarda in basso per vedere se ci sono frutti e foglie, poi guarda in alto per capire che albero è, che arbusto, e da lì vedi che già l'80% di quello che hai è commestibile. Cavolo! Questa capacità. E spero che tu faccia corsi in un futuro, cioè me lo spero veramente, perché è una conoscenza. Che li fa, ne ho uno sabato. Vai, che bello. Nonostante cioè, tutto. Una passeggiata con te nel bosco deve essere un'esperienza, cioè a parte taccuino e cestino, però cioè, si torna a casa satolli di informazioni, insomma, no? Sì. Dicono che insomma c'è tanta gente contenta, piace molto, e io sono contenta perché a me piace condividere e diffondere. Guarda, ti dico, so che sei una fonte inesauribile. Quale altro messaggio vuoi? Io chiedo scusa solo per le linee, perché dato che appunto... Spero che l'audio sia stato preciso e perfetto, purtroppo siamo lontane e la linea va un po' e viene, però l'audio si è sentito tutto perfettamente, Leonora. Quello che ti chiedo è, quale messaggio vuoi dare a chi ci ha seguito fino adesso? Allora, due cose. La prima, sarò veramente però reimparare a osservare. Okay. Assurdo, la pandemia che ci ha costretti a casa, ha costretto tante persone a non uscire, ha fatto in un certo qual modo rinascere questo desiderio fuori, però non deve essere un andare fuori e, come dire, godere di quello che ci fosse, fossero davanti ai scaffali di un supermercato. Osservare, perché ci sono sempre meno api, meno impollinatori, fioriscono piante nel periodo sbagliato, alcune ci sono più, quindi raccogliere con cognizione di causa, osservare l'ambiente che ci circonda per tanti motivi, anche per il nostro benessere personale. Adesso è tutto un fiorire di forest bathing, di insomma dicono hanno riscoperto una banalità, cioè che fa bene stare in mezzo alla natura, andare nei boschi e distendere la mente. Quello, poi l'altra cosa fondamentale, insegnare ai bambini. Insegnare ai bambini a riconoscere le piante più semplici per cominciare, instillare in loro la curiosità, perché loro saranno gli uomini di domani. Certo. E se non sono curiosi, non ha senso. Se non conoscono l'ambiente che li circonda, non ha senso. Cioè, siamo esseri umani, capito? E assolutamente sì. Questo. Guarda, ti ringrazio tantissimo, perché proprio oggi scrivevo un post
a pensiero di tutti questi ragazzini che sono chiusi in casa in questa sorta di campana di vetro e non si possono vedere o incontrare, la trovo di una tristezza incredibile. Quindi addirittura portarli fuori nei boschi, sia per farli stare insieme, anche con tutte le precauzioni del caso, però No, ma insieme in infatti. situazione e nella natura, secondo me è veramente il top e c'è Ma bisogno. anche perché, guarda, conoscere le piante crea momenti di convivialità, perché crea momenti di confronto. Poi, sai, gli esseri umani sono uno diverso dall'altro, magari c'è quello che è più timido e quello che avrà curiosità. Questi, come dire, due caratteri diversi si possono poi completare con magari. Secondo me anche questo, cioè il fatto di trovare dei cammini comuni, dei interessi comuni, secondo me è un aspetto bellissimo, soprattutto per i ragazzi che, come dire, conoscono ancora poco e questo può essere utile a loro anche per scegliere un lavoro un domani. Se una persona si appassiona, magari può diventare chef, può diventare mixologist, può diventare botanico, può diventare naturalista. Senza Assolutamente. stare sempre tra le a guardare la televisione o con i vari cellulari, mica cellulari. Faccio un'altra cosa su di te, tanto per far capire che personaggio straordinario sei, Eleonora. Cioè, Eleonora non solo è un'appassionata, perdonatemi, per me è più erborista lei di molti erboristi che conosco, però cioè, Ma non dire neanche così, non è addirittura vero. è laureata in lingue, un'appassionata di Hildegard de Bingen, poi è addirittura una filologa germanica, ha una passione per la semantica. Vi dico, se andate a conoscerla, io vi dico sicuramente andate a mangiare al picnic, anzi io ci vengo appena posso, lì a Valganna, ma poi se potete anche andare a frequentare un suo corso, oltre che comprare il suo libro, io ve lo consiglio perché Leonora è una persona di un piacevole e ha una cultura che Grazie. spazia a 360.000 gradi, quindi Grazie davvero. io sono onoratissima che mi hai permesso di farti questa intervista, quindi ti ringrazio e poi quanto Grazie prima, a te. guarda, o la rifacciamo oppure vengo a trovarti dal vivo e la facciamo pure dal vivo, guarda. Facciamo un'altra in cui sto in cucina. Volentierissimo, eh? E io assaggio tutto. Dai, faccio. Guarda, dagli antipasti al dolce. Quello è un po' complicato perché dobbiamo stare quasi tutto il giorno, però si può fare. Va bene, perfetto. Comunque, signori, andate al picnic a Valganna dalla nostra Eleonora Matarrese e avrete solo soddisfazioni. Quindi io ti ringrazio, ti auguro una buona serata e saluto tutti i nostri spettatori. Grazie, Eleonora, e grazie Grazie. davvero. Grazie Eleonora. Ciao, a Ciao a presto. tutti.